Sono arrivato qua nel 74. Antonio Bogoni. Sì. E l'allenatore era Persico, Piero? Piero Persico. Poi venne Bergamasco. Poi no, allora in prima squadra c'era Bergamasco con Traini e Spinozzi. Poi dopo io ho fatto, come dire, sono stato aggregato con la prima squadra ed è stato Piero Persico che io sono venuto qua, che giocavo da centravanti, mancava della gente e mancava dei giocatori e mi ha fatto giocare di difensore. E da lì è partito un po'. La cosa hanno fatto con un gastronaro che venne centravanti e poi passò mediano. Mediano, esatto. E in pratica c'è stato questo tipo di evoluzione da centravanti a difensore centrale, insomma. Allora cominciamo, come fai? Sta facendo. Allora, Antonio Bogoni dal settore giovanile della Sannettese fino alla Serie A con l'Ascoli, giusto? Esatto. Che ricordi hai della Sannettese? Quanti anni hai giocato in Bino della Sannettese? Beh, io ho fatto gli anni migliori, credo. Io sono venuto qua nel 1974. Ho militato nella Sannettese per 8 anni perché sono stato qua fino a 25 anni, ne avevo 17 e poi dopo sono passato a Cagliari in Serie A. Ho vissuto momenti stupendi e anche meno stupendi perché ho fatto una retrocessione, però dopo l'anno dopo abbiamo vinto il campionato in C con Nedo Sonetti che purtroppo dopo sono mancate nel rovo. L'ultima partita le ragazze che infatti è fatto, e poi l'anno dopo siamo stati in Serie B e siamo arrivati sesti, ha fatto un campionato eccezionale. In Ascoli si andava con un po' di imbarazzo in Ascoli. No, in Ascoli non sono andato con imbarazzo perché cioè sostanzialmente c'è stato il passaggio che poi sono andato a Cagliari e dopo da Cagliari sono andato a Ascoli. In pratica è stato quel tipo di passaggio lì che ha un po' attenuato un po' questo tipo di situazione tra Ascoli e San Benedetto. Senti, adesso mi pare mai detto che non faccio niente. No, adesso mi dedico a fare il pensionato, a divertirmi un pochettino così nelle squadrettine con lì del paese, ma con i ragazzini, ma proprio in maniera molto, molto soft in pratica. Le vicende della San Benedetto le segui un po'? Sì, li seguo e sono contento perché adesso ho anche sentito che oggi è stato un grandissimo risultato, la vittoria contro il Gubbio. Speriamo adesso che possa un attimino, come dire, continuare su questa strada. Perché... magari andare in Serie B. Le auguro tutto il bene possibile. Anche